E siamo qui nell'Udecup 2017 dopo la partita disputata per la finale quinto-sesto posto tra Toscana e Piemonte. Siamo qui con Lauriccia. l'allenatore della formazione piemontese. Il punteggio è, come finirà la partita, è 72-58 a favore della Toscana, quindi una sconfitta. Sesto posto per il Piemonte. Com'è andata secondo te la partita? Beh, la partita ha avuto un andamento altalenante perché abbiamo approcciato bene nel primo quarto e poi a metà del secondo ci siamo disuniti e questo ha fatto modo che l'individualità della Toscana e la loro prestanza fisica maggiore della nostra abbiano avuto la meglio. Bene, sono soddisfatto della reazione dei ragazzi nel terzo quarto e poi alla lunga si è fatta sentire un po' di stanchezza in questi tornei. Così lunghe è normale che venga fuori, però sono soddisfatto del cambiamento di ritmo che c'è stato nel terzo quarto, che come è banale dirlo, ma nella pallacanestro è quello più importante. Potevamo andare sotto, invece siamo stati bravi a ricucire e a ricreare una partita che è stata più entusiasmante di quella che poteva essere. Essere. E si è visto, avete visto un miglioramento a livello anche magari di atteggiamento nello scorrere del torneo, nelle varie partite? Allora, assolutamente con Pietro Cardile, il nostro RTT, ci eravamo posti gli obiettivi di migliorare all'interno delle partite, migliorare all'interno del torneo. Migliorare significava ripartire da quello di buono che si fa nella partita precedente e cercare di non commettere gli stessi errori o comunque diminuire il numero di errori uguali. In alcuni frangenti è stato così, in altri frangenti è normale che non sono abbastanza soddisfatto perché alcuni errori, come stamattina, scusa, potevano essere evitati perché sono stati sempre uguali. Però stiamo parlando di ragazzi di 13 anni, stiamo parlando di ragazzi che tornano nelle loro società e devono essere allenati in un certo modo, ma va bene così, siamo sicuri che questa è solo una tappa della loro crescita. Perfetto. Due parole sull'Udecup, come vi sembra? A livello di organizzazione vi siete trovati bene? Assolutamente sì, è la mia seconda volta alla Ludek, ero l'assistente allenatore l'ultima volta che l'avete fatto per club e non per regioni. No, sicuramente è un torneo che a livello di organizzazione penso sia di molto molto efficiente. A livello tecnico penso che non ci sia niente da No. dire perché abbiamo, voglio dire, le rappresentative regionali che nel limite del possibile cercano di avere sempre i migliori giocatori di ogni regione. Questo porta ad avere delle partite che hanno un tasso tecnico comunque molto alto e che ci permette assolutamente come regioni di confrontarci al di fuori del nostro ambito solo territoriale, che serve per la crescita dei ragazzi. Dove magari anche un ragazzo molto dotato sembra Sì. magari più In dotato di quello che regione può poi. sembrare dotato o riesce a far bene, magari facendo le stesse cose contro avversari contro cui non si confronta quotidianamente o che vengono allenati in modo diverso, che hanno fisicità diverse, trova delle difficoltà e quindi trovare una soluzione a quegli ostacoli diventa un buono strumento per la loro crescita. Ok, vogliamo fare un piccolo pronostico tra Friuli, Venezia Giulia e Veneto in finale? Secondo me sarà una partita molto equilibrata, derby quasi, quindi Sì. sicuramente gli animi saranno infuocati. Se dovessi scegliere direi Friuli, perché li ho già visti al Bulgaroni e mi sono sembrati una squadra sia fisicamente che tecnicamente bella. Poi il campo sappiamo che la palla è rotonda e quindi possiamo Certo. aspettarci di tutto. Perfetto. Io ti ringrazio e dall'Udecup per ora è tutto. Ciao.